E tra i 31 qualificati a questo Day 2, tra coloro che si sono iscritti con il ticket di Acesbook, è importante il contingente che arriva dalla Puglia, direttamente dallo storico torneo APE. Non a caso proprio tra questi giocatori c'è Nicola Sasso, che si è presentato con più chips di tutti, 167.000 al count del Day 1, il migliore tra coloro che hanno acquistato il ticket con Acesbook. Bene anche Mattia Seven, andiamoli a sentire. La prima volta che partecipi all'IPO, ne hai già fatti? No, l'ho partecipato l'anno scorso, mi sa che era IPO 11, non ricordo bene, che poi dopo c'è stato Sanremo e ho finito l'IPT, diciamo, mi porta bene l'IPO, anche se non direttamente qua. Stavolta però vedendo anche le chips che hai devi provare ad andare in demone qua, senza pensare al prossimo. No, non ne parliamo di queste cose, sono molto scaramantico. Siamo con Cristian Padula, un altro diciamo proveniente da APE, siete in tre allo stesso tavolo, è difficile giocare in tre allo stesso tavolo? Con loro sì, perché sono molto aggressivi e io sono un nittone, dunque è molto difficile. Come sta andando l'IPO? Sono appena sotto average. È presto ancora, il torneo è lungo, vediamo un po'. Però se ti puoi aiutare, siete una camera piena di fish, perché i tuoi coinquilini di questo IPO ne hanno tante, anche tu non sei messo male. Proviamo a portarne di più al day 3, vediamo un po' che succede. Sei arrivato dopo l'appuntamento con APE, che è stato un appuntamento per certi versi storico, com'è andato? Abbastanza male, non ho chiuso il day 1 in maniera un po' sfortunata all'ultimo livello, però è così, gli MTT sono così. Sei qua per rifarti? Sì, 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 a volte va bene, a volte va male. In camera ti trovi bene? Sì, siamo in casa tutti insieme, quindi l'allegria non manca. Chi è il peggiore? Il peggiore è Sasso, senza dubbio. Ok, grazie.